Dentro Palazzo Ducale e non vediamo l'ora di stare un po' dentro perché ci immaginiamo che ci sia un po' di fresco, però guardate la magnificenza del cortile e adesso non vediamo l'ora di entrare. Questa è la Scala d'Oro, che in pratica conduce alla parte superiore del Palazzo Ducale e quindi agli appartamenti del Doge e dove si riuniva anche la magistratura della Repubblica. E adesso scalini! Questo è il cosiddetto atrio quadrato della sala in cui si riunivano a fare anticamera, diciamo, prima di entrare nelle sale più importanti della magistratura, e è decorato sul soffitto con un dipinto di Tintoretto. Guardate che meraviglia, tutto oro 24 carati, e al centro questo esagono con un dipinto di Tintoretto. Siamo adesso nella sala delle quattro porte. E qua praticamente il soffitto è decorato da ben 67 dipinti, uno dei quali è di Tintoretto, questo che vi indico adesso, questo qua è di Tintoretto. E gli altri sono in parte di anonimi e in parte di pittori minori. Lo sfarzo della sala del collegio, ragazzi, parliamone. Qui si riuniva il collegio, viene quasi mal di testa a guardare in alto. Dipinti di Tintoretto, di altri pittori pazzeschi. È una roba allucinante. Questa sarà tipo una sala da 1000 metri quadri, non so, c'è una, sì, più o meno, così a occhio e croce questi sono 1000 metri quadri, non mi capacito, veramente. Dentro il Ponte dei Sospiri, e questo è il rosone da cui appunto i condannati guardavano per l'ultima volta la vita, che abbandonavano. Siamo dentro le prigioni, e questa è una cella, mamma mia, che impressione.
sei contento? Luce. Luce. Guardate ragazzi, guardate come brillano le parti in oro. Siamo appena usciti dal Ducale, molto bello, molto caldo. E adesso ci godiamo il tramonto su Venezia. Non so se siamo pronti a tutto il caldo che c'era ieri. No. La faccia è devastata. Dobbiamo andare a Burano però, che è fantastico dalle foto, quindi siamo propositivi. E quindi adesso lasciamo la casa. Siamo al buio, aspettate. No, c'è la luce. Infiliamo le nostre chiavi nella cassetta, come ci ha detto la nostra host. E salutiamo. Siamo arrivati a Burano, il paese delle pesettine colorate, ragazzi. Adesso qua ci perderemo nelle viuzze. Abbiamo già visto tutte le case gialle, rosa, arancioni, rosse, blu. La caratteristica è proprio quella, infatti già ieri siamo impazziti a vedere le foto fatte col drone, probabilmente che ci sono su Instagram, che riprendono appunto il paese dall'alto. È stupendo. Sto già impazzendo, ragazzi, guardate qua.
Ho comprato le frittole veneziane. Eccole. Allora, aspettate che c'è un sale pazzesco. Mio fratello l'ho già perso nei meandri della fotografia. Aspettate un attimo. Dai ragazzi, mi tocca fare così. Mio fratello l'ho perso. C'era questo signore fantastico. Oddio, c'è una viuzza qua davanti meravigliosa. C'era questo signore fantastico che mi ha detto che lei fa... Queste sono le frittole veneziane, dentro c'è l'uvetta e un pizzico d'amore sempre. Ah. Mm. Buonissima. Ciao, ma sei bellissimo. Lo portiamo a casa. Signor Micio, andiamo. Ma è morto. È vivo, guarda. Oh, sveglio. No, vabbè. Ma quante coccole si fa fare? Prima quando gli toccavo la pancia mi mordeva. Prima gli ho fatto così e mi ha aggrappiato. Signor Micio, sai che è proprio... Non voglio più, basta. Tardi, era giovanissima signora. Guardi che io ne ho quasi 48, poi mi offendo. Beh, ce n'è anche 81 però. 81? Mamma mia! Anche a me voglio essere come ti, così si dice. Sì. Ok. Poi invece dopo dai 40 in poi aveva più tempo. Ero libera. Via. E quindi, ma vive da sempre qua? Sì. E come si sta? Bene. I vecchi stabili, i giovani, no? Va via. Ma intera firma. Beh, però almeno qua, sa che cosa pensavamo? Che si cammina tanto per forza, no? Sì. Perché si deve dimenticare tutto ciò che ti porta in giro, che non sia le gambe. E invece hanno certe idee, le gambe parte. Però ci si tiene... Ciao, oddio, affettuosissima. Come siete? Ah, ma sei affettuosissima, ma sei bellissima tu. Super affettuosa, super. Ma che cuore non sei, vai anche da Robby. È affettuosissima. Minuccia? Pare di sì, dalla taglia. Thank you.
ho visto il genere. A Venezia, un caldo pazzesco, ma siamo stati subito assaliti da cotanta bellezza. Vediamo se, ecco, guardate qua, questa dovrebbe essere la chiesa dei Santissimi Giovanni e Paolo. Pazzesco ragazzi, bellissima, cioè una roba esaltante, stupendo. Ragazzi, abbiamo scoperto che quella di fianco era una chiesa, ma quella bianca è un ospedale, è l'ospedale civile di Venezia. Sì, ho la faccia sconvolta. Vedete? Ospedale civile di Venezia, sono 200 anni. Ha fatto il bicentenario perché è un ospedale del 1819. E si può visitare almeno l'atrio. E quindi siamo entrati a vedercelo perché è spettacolare, vi faccio vedere un po'. È comodo. Questo è il tuo ristorante. Eh? Scusi, volevo sapere che menù avete stasera. Cosa si può mangiare? Pesce. E poi pesce come? Con pesce. Pesce con pesce, molto buono. Ma cucina lei, è lo chef? Io mangio. Benissimo. Abbiamo trovato un ristoratore simpaticissimo, vero? Sì, è vero? Bravo Ciccio. Mi sa che è ubriaco, eh? C'è anche la bottiglia di vino. La bottiglia non me la conta giusta. Come hai combinato, eh? Te la sei bevuta tutta? Buonissimo. Buongiorno, buongiorno, siamo tornati da Venezia. In realtà il buon gusto mi vieterebbe di farmi vedere in queste condizioni, infatti stop, perché praticamente registro solo per farvi vedere la zuppa di cipolle. Vi servono delle cipolle bianche e le dovete sbucciare e affettare. Io ne faccio, diciamo, 5 cipolle per due persone. Adesso le affetto e ci vediamo dopo. Allora, cipolle tagliate, messe nella pentola. Se siete delle puritane, cioè quelle che proprio vogliono... puriste, volevo dire. Se siete delle puriste, che puritane? Cioè puriste, volete farla proprio come si deve fare, dovete usare il burro.
ma io non me la sento, quindi ci metterò l'olio extravergine d'oliva, perché la faccio sempre così, quindi olio extravergine a sentimento. Non lesinate, perché il giorno in cui fate sta roba ve ne dovete fregare della dieta, se no non fatela. E la mettete a cuocere. Le cipolle si devono rammollire, devono diventare sfatte, devono diventare trasparenti e morbide, morbide, morbide. Nel frattempo, con una brocca così, io faccio il brodo, perché lo faccio di dado. Anche qua, se siete delle puriste, fate un brodo vegetale e perdete insomma il tempo necessario a fare il brodo vegetale. Io no, quindi utilizzerò il brodo di dado. Allora, a cosa vi serve il brodo? A bagnare le cipolle mentre cuociono. Quindi cosa fate? Ogni tanto, quando vedete che si stanno asciugando perché all'inizio buttano fuori un po' della loro acqua, no? Però poi la perdono e rischiate che si attacchino alla pentola, quindi andate di brodo, perché la zuppa è brodosa, cremosa, vedrete, perché ci aggiungeremo la farina, ma brodosa, quindi bisogna andare di brodo ogni tanto, poi vi faccio vedere. Mentre le cipolle vanno, cosa fate? Preparate le bruschette, quindi pane rustico a fette. Io metto un pochino d'olio in una tazzina, con il pennello da cucina spennello le fette di pane leggermente, vedete, un pochino d'olio su ognuna, e poi le metto nella griglia nel forno e le faccio abbrustolire per bene, così quando la zuppa è pronta, che dovremo andare a infornarla, avremo il nostro pane bello abbrustolito e con un buon sapore d'olio d'oliva. Finisco, le ripasso di nuovo tutte, non ne metto tanto perché poi comunque la zuppa è già di suo bella, ci sarà anche il formaggio, quindi vado a infornare il pane. Vedete, le cipolle hanno iniziato a perdere la loro acqua, ma vedete come iniziano a diventare brillanti? Però pian piano, se non aggiungessimo il brodo, tra poco si incollerebbero e si brucierebbero. Invece non devono mai avere bordi marroncini, devono rimanere sempre bianche, perlescenti, e quindi fra poco inizieremo ad aggiungere il brodo. Vedete? Abbiamo aggiunto il brodo, quindi adesso devono rimanere più o meno con questo livello di brodo, che pian piano si asciuga, quindi io ne ho ancora mezza brocca, diciamo, perché l'ho fatto, ho fatto scaldare l'acqua al microonde, poi ci ho messo appunto il dado, e pian piano quindi la si aggiunge e si continuano a far cuocere molto 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 bene le cipolle, che devono risultare quasi una crema, perché adesso vi faccio vedere che aggiungeremo la farina pian piano, 2 cucchiai di farina per un quantitativo del genere, io non peso nulla, vado a occhio, per far diventare tutto questo composto, la zuppa appunto, bella cremosa. Ecco qua ragazzi, allora ci ho aggiunto 2 cucchiai di farina, piano piano, se avete un colino a trame larghe la buttate setacciata in modo che non faccia i grumi, altrimenti la buttate col cucchiaio così, ma poco poco per volta, perché non deve fare i grumi, ovviamente non ci devono essere grumi di farina, si deve amalgamare, deve creare questa cremosità. Niente, continuate a far cuocere a fuoco basso e aggiungete sempre un pochino di brodo in modo da tenere la sua cremosità. Allora, come vedete la zuppa è pronta, perché le cipolle sono super cremose e proprio morbidissime, ed è, vedete, un po' anche comunque densa, liquida. Qua ci sono le terrine dove c'è il pane e qua c'è l'emmental che ci metteremo sopra. Quindi in pratica le fette di pane vanno sotto, sopra si mette la zuppa di cipolle e sopra si mettono le fette di emmental e tutto si mette in forno. Infatti c'è il forno che si sta scaldando e adesso ci vado ad infilare tutto quanto, vi faccio vedere il piatto terminato. Eccolo qua, pronto da mettere in forno, vedete sotto c'è la zuppa di cipolle, sopra ci sono le fette di emmental e adesso vado a infornarlo. Ecco il piatto finito, l'emmental si è sciolto, sotto c'è la zuppa di cipolle, il pane, buon appetito! Gnam.